incominciata questa staffetta 800 metri, quindi avremo tempo insomma di vivere veramente a pieno questa gara, di vedere le emozioni, quindi non bisogna perdersi d'animo mai in una 4x2, vero Alberto? Anche se in certe frazioni sei un po' più avanti, un po' più indietro, quindi non esaltarsi troppo e non perdersi troppo d'animo in caso che sei indietro, il tempo c'è. Ieri abbiamo visto una maschile l'altro, il primo giorno, c'era un momento che eravamo quarti, un momento che eravamo primi, poi abbiamo chiuso secondi ma con una grande performance. A Giorgia non deve prendere troppo distacco, soprattutto all'Ungheria, la nostra diretta avversaria, per ora è davanti all'Ungheria. La Giorgia ha un bel ritorno, vediamo, sono appagliate con l'Ungheria, chiaramente Russia e Ucraina sono leggermente in avanti. Forza Giorgia, forza Giorgia, forza Giorgia. E allora eccolo il primo degli 8 passaggi di questa staffetta. La Giorgia ha fatto una bella apnea, 14,30 m, quindi le ha sfruttate tutti i 15 metri di possibilità, e mi sembra che c'è lì insieme all'Ungheria. L'Ucraina a sorpresa, leggermente avanti alla Russia per ora, e quindi anche per loro per adesso c'è gara. Le prime posizioni vediamo già un leggero distacco dell'Ucraina, ma seguita subito a ruota dalla Russia. L'Italia regge, vedo che la Giorgia fa una apnea bella lunga, che è appena uscita, si sembra davanti alle ungheresi. Vediamo adesso il secondo cambio con la nostra Debora, come concludiamo la seconda frazione. Speriamo che mantengano un leggero distacco, così chiudono meglio le altre due ragazze della squadra. E allora eccolo, l'Ucraina è volata, 1:29:64, un'ottima prima frazione, 1:32:20 per la Russia, ed eccoci qua, terzo posto per l'Italia, 1:34:26, ma 1:34:76 per l'ungherese, che siamo lì a giocarcela, partita Debora adesso. Brava, dai, forza Debora, bravissima Giorgia, un bel tempo, era importante partire con la teta più esperta, Giorgia la veterana del gruppo, è importante partire bene, lo sappiamo, ci giochiamo con l'Ungheria e siamo al centimetro, pari al centimetro, forza Debora, forza. E attenzione, a sorpresa, l'Ucraina regge ancora, terzo passaggio e ancora è in testa, anche se la Russia è lì che va a rosicchiare dei metri, e noi siamo lì, siamo in linea, sembra di aver tirato un filo a piombo, viriamo pari e patte leggermente avanti l'Ungheria, ma parliamo veramente di poco, 2:18:58, 2:18:28, e bagarre, sarà così fino alla fine, Alex. Sì, vediamo dall'alto che comunque la nostra atleta hanno una, secondo me, una tecnica della subacquea migliore delle ungheresi, riprendiamo parecchio nella fase in apnea, speriamo di tenere alto questa nostra popolarità e che ci porti a casa un buon risultato. Sono ancora meno male appaiate, adesso vedremo al cambio con la nostra terza frazionista, se non sbaglio era Silvia Baroncini, sì. Sì, Silvia Baroncini, che forse è una delle più esperte del gruppo e quindi saprà il suo da farsi, anche perché l'Ungheria in questo momento ha preso un po' di vantaggio. Per la prima posizione sono appaiati Russia e Ucraina, vanno al cambio perfettamente pari, solo il cronometro ce lo può dire, 3:03:55, 3:03:50 chiaramente, appaiate, 5 centesimi li dividono, siamo partiti anche noi, quarta la posizione, l'Ungheria ha preso un po' di vantaggio, ma non è detto niente, la Silvia è partita veramente aggressiva. Partita aggressiva, vuole riuscire lo strappo, la Debora è un po' appesantita, l'ultimo 50 è il più duro in un 200, lo sappiamo. La Silvia è partita invece molto forte, ha ricucito leggermente, manca ancora 300, più di 300 metri, forza, dai. Eh sì, manca ancora tanto, siamo quarti, ma l'atleta ungherese mi sembra un po' più pesante, la Silvia invece sembra un motorino, sembra che la possa recuperare, abbiamo già preso tantissimo, ci siamo anche noi, ci saremo fino alla fine, speriamo che Viola faccia proprio quello che deve fare. Alex. Non si tiene Alberto, speriamo adesso che la Silvia dia quella marcia in più nella vasca di ritorno, mi sembra che sta prendendo centimetri importanti. Speriamo che agguanti comunque quasi la terza posizione con l'ungherese per dare alla Viola la massima possibilità di sfruttare al meglio lo slancio finale. E allora ecco che rientriamo in cronaca diretta all'ultimo cambio. La Russia sembra essere andata, ha preso un buon 4-5 metri di vantaggio sull'Ucraina. L'Ungheria sta andando forte, addirittura è una via di mezzo fra rischiare il quarto posto con l'Italia e andare a giocarsi la medaglia d'argento con l'Ucraina. La Silvia però ha recuperato parecchio e adesso andiamo a vivere gli ultimi 200 metri di passione. Quarto cambio anche per noi, è partito Donadello, Viola, e adesso seguiremo questa ultima frazione emozionante. La Russia se n'è andata, mi sembra di poter dire. Sì,
gioca e cala l'asso in ultima frazione, la detentrice del record del mondo, la Valeria Baronskaya. L'Ungheria si sta dimostrando molto solida, purtroppo per noi. Mancano ancora 150 metri, ripeto, l'Ungheria finora ha fatto una staffetta ottima. Ottima l'Ungheria, sicuramente le nostre ragazze stanno dando quello che possono. Forse adesso non abbiamo visto i risultati cronometrici anche da parte della Deborah Chiarello, che faceva parte della nazionale giovanile. Sono arrivate un po' più scariche a questa gara, hanno dato tanto un mese fa, grazie. Potrebbe anche essere un pochettino questa la motivazione del fatto che siamo leggermente attardate. Indubbiamente potrebbe avere influito sulla sua concentrazione o comunque la sua preparazione. Ha fatto comunque una prestazione d'alto livello e qua ha tenuto bene la posizione. Le altre, le ungheresi, effettivamente hanno fatto un bel salto di qualità rispetto agli anni precedenti. Ed eccolo l'arrivo, Alberto, la Russia arriva solitaria. Solitaria, non ha dominato, però sta per fare notevole record del mondo. Record del mondo, ma che record del mondo! Anche l'Ucraina record del mondo! Che staffetta, l'Ungheria vicina. Noi è solo un legno, tra virgolette, ma sai, quando nuotano in 6-15 la terza posizione diventa dura. Piovono i record del mondo qui a Lignano, piovono le medaglie, incredibile. 6-0-3-48, 5 secondi ha battuto il record del mondo precedente da parte delle russe. Incredibile staffetta, che livello, che livello. Tempo di iscrizione, mi sa che la nostra italiana ha fatto un record italiano, 6.22, qua è scritto 6.23, sono migliorate, non potevamo chiedere di meglio. Quindi sono state le altre proprio forte, non c'entra niente, le nostre sono state forte, insomma, Alberto.